Cocca, giochi anche te stasera. Sì. Poi ci vediamo. Amici del Museo dello Sport, buongiorno, siamo all'epilogo finale di questa grande giornata che fra un po' vivremo insieme cercando di rivivere certi momenti particolari insieme a questi giocatori che hanno fatto le loro performance e hanno dato delle vibrazioni ai loro fans, delle loro squadre, e perciò oggi sarà un grande incontro, un gran divertimento, ma la base principale è ricordare quello che Sessi ha fatto. Ed eccoci con Giancarlo Barberis, presidente del Museo dello Sport e tante altre cose. E la sua vita è un curriculum abbastanza lungo che ci vorrebbe un libro, come il libro che ha scritto di vela, e da dove poi proviene in letteral modo, perché lì è stata la sua grande espressione. Oggi qua, perché il nostro sito consente di ricordare veramente queste cose che sono poi all'apice della vita, per non lasciare ai posteri qualcosa di contributivo e qualcosa che è accaduto. Certo, io sono molto contento che anche noi come Museo dello Sport stiamo partecipando, perché sia il mio operatore Mazzoni, il quale è quello che contribuisce a arricchire il sito di YouTube con tutte le sue interviste con il Palio del Golfo eccetera, arricchisce il Museo dello Sport, e noi personalmente crediamo in tutte queste, nel ricordo, nella memoria, e quindi per noi è una doppia festa, perché per chi ricorda sempre si dà esempio anche ai giovani, e speriamo che qualche cosa ne venga fuori, insomma. Una partita importante, un grande ricordo, ricordiamo il 44 dei Vigili, ricordiamo con dei giocatori di ieri questo evento, e poi una grande contribuzione questa partita per il, diciamo così, per il benessere delle persone che riceveranno diciamo così, l'incasso, quello che è. E perciò un grande lustro anche alla Spezia, alla squadra che ha messo a disposizione quello che adesso andremo a usufruire. Certo, è importante anche perché è una serata di beneficenza, anzi comprare il biglietto, comprare le magliette, perché assolutamente ne beneficeranno chi ha necessità, e noi siamo anche qui anche per questo. Per concludere un ultimo passaggio sul sito, questo sito nuovo che è stato fatto, un sito molto aperto, anzi diciamo così apertissimo, perché c'è addirittura una collana che può essere, diciamo così, ognuno si può infilare con il proprio nome, può creare qualcosa. Due messaggi su questa importante iniziativa. Sì, è un sito molto interattivo, perché noi ci siamo fermati. Prima eravamo Museo dello Sport, Memoria, adesso siamo Centro di Documentazione Sportiva, adesso cerchiamo di reperire tutto il materiale, archiviare dalla provincia di Spezia, a volte dal punto di vista anche nazionale. Noi cosa abbiamo creato? All'interno diamo la possibilità a chi non è visibile nel web di poter anche lui avere la sua visibilità, senza dover costruire un sito, senza dover pagare, diciamo, dei costi per quanto riguarda gli indirizzi ed altro. Basta che loro ci telefonano, ci mandano un'email, noi li contatteremo e gli daremo uno spazio di 3, 4, 5 pagine, e loro potranno mettere le loro notizie quando vogliono e in maniera semplice. Bene, questo è l'ultimo contributo, un saluto, grazie per la vostra partecipazione, anzi per la partecipazione nostra, insomma, di tutto quello che è e che abbiamo messo insieme, e cerchiamo di farlo al meglio, e se c'è qualche errore perdonateci. Certo, noi stiamo lavorando qui, siamo tutti volontari. Grazie di nuovo.
Ed eccoci insieme a Carpanesi, altra memoria storica, molto storica, una memoria storica che abbiamo tra di noi, insomma, un grande piacere la presenza, e poi anche perché questa sera si sta rivivendo veramente dei lustri del passato, insomma, poi ci vengono alla mente certi particolari che ci fanno rivivere emozioni particolari che avete saputo dare nei momenti in cui lo Spezia trotterellava veramente. Però tutto dovuto poi a questi vigili del fuoco che hanno dato un contributo non indifferente. La dimostrazione pratica è che nelle difficoltà si riescono a ottenere anche dei risultati. Diciamo, quando è stato un po' il caso nostro, nel nostro periodo, le difficoltà economiche ci hanno portato a vincere, comunque a essere promossi, a rifare campionati in un certo livello. Ora per esempio c'è veramente di tutto e di più qua, e quindi si potrebbe effettivamente, tenuto conto anche del pubblico che segue sempre appassionato, fare questo benedetto salto in una categoria dove non è possibile vedere il Sassuolo e non lo Spezia o altre squadre che hanno potenzialità inferiori. Però penso che il programma, i progetti siano buoni, il presidente a mezzi, quindi piano piano si arriverà al risultato importante di vedere finalmente lo Spezia di nuovo in Serie A. Un qualcosa sul Serie A si è già mosso, insomma, qualcuno ha già scritto qualcosa, qualche canzone buttata lì, però insomma la voglia di andare c'è, e potevamo esserci, non lo so, è il destino, a volte capitano dei frangenti un po' voluti e un po' non voluti. Sicuramente le possibilità sono state anche quest'anno, quindi poi il fatto che l'arrivare a fare le spareggi finali per la terza promozione comporta anche dei momenti difficili, perché non sai la condizione della squadra, hai devi fare un doppio turno e poi ancora un altro cosa, quindi è logorante. Sei mezzi dovresti arrivare nei primo e secondo posto senza andare alla lotteria degli spareggi per il terzo posto, perché è sempre un'incognita a cui non puoi dare neppure un risultato o una speranza, perché dipendono molto dalla base tecnica e dalla condizione della squadra. Beh, insomma, questo comunque sarà per il proselitismo, e vedremo adesso cosa succederà l'anno prossimo. Vedo già che ci sono degli interessi abbastanza alti per ricreare una squadra abbastanza combattiva, speriamo che sia così. L'importante è soprattutto di partire da una base già che c'è, perché se si rinnova molto difficilmente si arriva al traguardo. Se invece ogni anno si fa quei correttivi minimi indispensabili, molto probabilmente si può arrivare tranquillamente in Serie A. In effetti la colla è quella più importante, quando si è all'unisono si vince. Si vince, quando si è d'accordo tutto, le varie componenti, presidente, direttore sportivo, allenatore, allora le cose si possono raggiungere. Se c'è contrasti tra prese di posizione e protagonismi, molto probabilmente si perde l'opportunità. Ringraziamo Carpanesi per il contributo, grazie e buona partita. Grande Sergio di Assante. Le cose, i nomi, te lo do poi dopo. Siamo con Spanu Mario, ex prefetto della Spezia, insomma, e più presidente del Panathon di Rapallo. E oggi qua insieme a noi a rinverdire un po' qualche ricordo, e oggi anche una giornata particolare perché si sta passando veramente una storia. Per lei questa presenza? La presenza trae soprattutto spunto dal forte sentimento che io ho sempre nutrito nei confronti di questa città, dove ho portato da ultimo non soltanto la memoria di mia madre, ma l'ho portata fino all'ultimo respiro che ha avuto, e l'ultimo respiro l'ha avuto qua alla Spezia. Ma più di ogni altra cosa, il sentimento mi porta a quando era in vita mio padre, marinaio, era un sottufficiale di marina, che corrisponde più o meno al periodo in cui la mia famiglia, anche se io avevo un anno soltanto, allora è morto mio padre, la mia famiglia ha conosciuto un po' di felicità. Dopodiché la guerra ha portato via tutto, ha portato via anche la felicità, e diciamo, arrivando alla Spezia come prefetto, l'affetto che nutrivo nella memoria è rimasto intatto, anche per via delle ultime vicende alle quali accennavo poc'anzi.
dei ricordi personali molto forti, dove realmente si rimane radicati, perché il passaggio, penso che il ricordo del padre, il ricordo della famiglia sia legame. Invece oggi assistiamo a una bella partita, come prefetto lei era già all'epoca, insomma, a conoscenza di quello che si stava germogliando. Siamo arrivati veramente all'epilogo finale, la ciliegina sulla torta, questa partita che commemora poi la vera punta d'iceberg che qua si frange e mette la radice. Questa è la ciliegina sulla torta, ma io mi ero, arrivando come prefetto, mi ero già qualificato come giudice sportivo, soprattutto nella materia calcio, per cui una certa qualificazione l'avevo già anticipata e mi ero permesso anche, in occasione di qualche marachella che c'era stata tra Pisa e La Spezia, mi ero anche permesso di citare e di anticipare certi giudizi che il giudice sportivo automaticamente, e me ne ricordo bene, automaticamente ha confermato rispetto a quelle che erano state mie previsioni, perché questa è la regola che valeva allora e vale adesso: il rigore e l'applicazione delle sanzioni con rigore, con assoluto rigore. E a questo punto questo è uno dei ricordi più belli, perché il legame che c'è tra un prefetto e i vigili del fuoco è molto forte, ma soprattutto diventa più forte se i vigili del fuoco hanno rappresentato in quel periodo la Spezia, e La Spezia può vantare a proprio merito quell'evento che ora viene consacrato e ricordato con tanta passione. Auguri a tutti. Ringraziamo il prefetto, ex prefetto, grazie, alla prossima, grazie del contributo. Grazie, un prefetto rimane sempre prefetto, certo. non è mai ex. Ah, ecco. Mi scusi, ma la realtà, grazie di nuovo. Io conosco anche questa. Ed eccoci insieme a Federico Lavalle, la voce dello Spezia, la voce che sentiamo echeggiare sul Prato Verde, una palla che rimbalza sempre con le sue notizie e che passa tra orecchio e orecchio e ci porta anche così a, come si dice, la notizia perché ci alza e ci inebria, ci porta un po' più su. No, un poeta, cioè, è quello che realmente accade, perché rimbalza la voce e la voce come una palla ci invade tutti quanti. Questa sera ti tocca questa bella serata, una serata veramente alla grande, dove 70 anni belli scritti sono veramente una grande lode. È un grande lode, è un grande onore, è un grande piacere presentare questa serata, specialmente per ricordare appunto questi 70 anni, questo titolo onorifico che viene riconosciuto ai Vigili del Fuoco della Spezia, e anche, te la dico così che non conta molto, è anche il mio compleanno, di conseguenza non i 70, leggermente meno, però insomma si chiude un cerchio. Però fa piacere rivedere tante facce nuove, tante facce vecchie, tanti giocatori, dirigenti, allenatori che hanno fatto la storia dello Spezia Calcio, tanti uomini, tanti giocatori, uomini che hanno fatto la storia dello Spezia Calcio e hanno ancora questo senso di appartenenza che tutta la tifoseria di Spezia chiede sistematicamente di anno in anno. Quindi questa situazione si è un po' persa negli anni e tutta Spezia vorrebbe magari ricreare questo senso di appartenenza, questo tutt'uno che magari nel tempo si è un po' perso. Sono cambiati i tempi, sono cambiate le generazioni, è cambiato un po' il sistema del calcio, però abbiamo bisogno di questo. Beh, sicuramente quello che hai detto può essere realmente una realtà, però questa sera abbiamo visto tanto interesse e vediamo, abbiamo sentito anche echeggiare un po' nella città questa partita, questa voglia di essere presente e di lodare con questa ciliegina sulla torta il nostro picco, con questa medaglia, con questa targa, perché ci mancava proprio qua a casa nostra, penso, l'evento, e questo è una realtà.
Solo nel 2002 è stato riconosciuto questo titolo onorifico allo Spezia Calcio con una targa all'Arena di Minale, grazie appunto a tutti i collaboratori che hanno organizzato questa serata. Quindi fa piacere anche, no, pregiarsi di questo scudetto del 44 con questi eroici vigili del fuoco, che naturalmente poi leggerò uno per uno, che hanno contribuito a tenere alto il nome di Spezia in un periodo particolarmente sotto le bombe, ricordiamolo, questa partita. Quindi stasera rivedere, ricordare tutte queste persone, i familiari anche di questi eroi del 44, fa sicuramente piacere e se lo meritano alla grande. Quindi Spezia ha risposto, sta rispondendo, biglietti venduti tantissimi, speriamo di dare un giusto contributo a loro. Tanto ti ringrazio per il contributo, ti auguro una bella orazione, no? un bel racconto e che ci invada veramente, ci inebri con i tuoi logorismi sulle parole. Speriamo dove di infondere emozioni tante. Grazie a Federico Lavalle per quello che ci ha dato. Io direi di nominare tutti gli eroi del 44, che alcuni dei familiari sono presenti qui con noi questa sera e ne siamo grati: il mister Ottavio Barberi, Sergio Barni, Luigi Gandini, Ando Persia, Sergio Pitelli, Saldo Berrini, Carmelo Menta, Giuseppe Castellini, Bruno Gramano, Carlo Scarpato, Paolo Ostana, Maria Tommasese, Sergio Angelini, Renato Torre, Giovanni Annosta, Riccardo Incerti, Vinicio Viani, Rinaldo Fulmi, Salve Tomà, grazie a tutti voi che avete portato a spazio. Vediamo passeggiare, anzi entrare, i giocatori dei Vigili del Fuoco. Ed eccoci con Barecangelo questa sera, grazie dell'invito e grazie del campo, insomma, in linea di massima il campo per questa grande occasione. Insomma, dai, lo Spezia oggi ha aperto veramente il cuore a questa manifestazione. Ma il campo è della città, quindi il campo è di tutti gli spezzini, quelli che risiedono in città e quelli che comunque hanno dato qualche cosa a questa città, quindi tutti gli atleti, perché lo sono sempre, che hanno militato nello Spezia sono sempre aquilotti. Stasera li vedremo correre sul campo come vorremmo che corressero i giocatori più giovani, no? Quelli che inizieranno questo prossimo campionato. Credo che sia una bellissima serata, complimenti agli organizzatori, complimenti ai tifosi di allora e di adesso, e quindi forza Spezia. Un risultato però l'abbiamo ottenuto stasera? Beh, stasera sì, mi sembra che sia un ottimo risultato. Vedo tante presenze di tutte le età, quindi la storia dello Spezia non coinvolge soltanto coloro che l'hanno fatta, ma anche le nuove generazioni. E poi posso dire una cosa: viva il club ragazzi! Viva il club ragazzi, perché li vedo sempre, sempre uniti, brontolano però nella... Però se tu porti via il microfono... No, scusa. Brontolano però sempre con la volontà di far crescere qualche cosa, non solo di distruggere, come spesso accade invece. Ma che dice Spezia che Moine, sti litigi, sti mugugni, fanno sempre crescere qualcosa comunque. E a Zena si dice anche che non c'è una tetta. E poi che ne è un altro però del proverbio, che dice... basta con sé, un po' con seggio e un po' palanche, no? Grazie a Barecca, Angelo. Passiamo col club ragazzi, con i ragazzi che francamente hanno a loro, diciamo così, palmarès e onore, grandi tornei per i ragazzi. Siete veramente una spina importante, perché date insegnamenti a questi ragazzini che insomma si proiettano sul campo, sul prato verde, e lì iniziano i loro passi, anzi il loro cammino. Poi qualcuno sarà o diventerà, ma però lì siete voi i primi. Sì, cerchiamo di fare quello che si può, diamo una mano. Noi organizziamo qualche cosa ogni tanto, anche a favore dello Spezia, e questo ci fa andare avanti nei nostri progetti, che sono quelli di fare portare più sportivi possibili al campo, famiglie, bambini e tutti quanti.
Una giornata importante anche questa, voi siete presenti, questa è una bella testimonianza, vuol dire che il calcio è veramente un'anima importante, a Spezia si sente in maniera forte, lo vediamo dai tifosi, lo vediamo anche da quanto riuscite a mettere insieme come voglia di vivere e far vivere questa squadra, perciò la realtà c'è. Sì, senz'altro, io mi sono anche emozionato un momento fa perché ho rivisto tutti i giocatori dell'85 e nell'85 noi siamo nati come club, nel 1985 facciamo 30 anni il prossimo anno e ho abbracciato giocatori di allora come Carpanesi che era in panchina e tutti gli altri, Brilli, ho visto Telesio, ho visto Carmassi, l'ho visti volentieri perché mi hanno ricordato quei tempi quando abbiamo fondato il nostro club. Un club che vanta anche dei bei numeri, insomma. Sì. Perciò è stato artefice di sostentamento anche per lo Spezia quando stava andando giù per i coppi. Mi fa piacere che se lo ricorda. Noi siamo stati quelli che nel 1985, quando non c'era Rossetto, la squadra non aveva la maglia per entrare in campo e siamo andati a Massa, io e Carmassi abbiamo comprato le maglie per fargli giocare la domenica, se no giocavano senza maglia. Insomma, anche questo è un lustro per... Però questa sera siamo veramente alla grande perché solidarietà, incontro dei Vigili del Fuoco, incontro di Vecchie Glorie, insomma tutte queste cose per mettere questa ciliegina sulla torta che sarà poi testuale la targa che poi metteranno davanti, certo, al picco. Certo, questa è una cosa importante e sono contento che sia una bella serata ben organizzata e nello stesso tempo mi auguro che ci sia proprio il pieno per vedere questa partita di Vecchie Glorie, chiamiamola così, anche se ricorda uno scudetto che non c'è stato riconosciuto in parte, comunque c'è stato riconosciuto. Grazie per il contributo. Stiamo aspettando che l'aquila voli, non siete soli, non siete soli. Stiamo aspettando nel cielo che l'aquila voli.